Nel libro del profeta Geremia, capitolo 18. Leggeremo dal verso 1. Dal verso 1 fino al verso 6, e dice la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno in questi termini. Guardate, lo si dice con queste parole: dice, levati, scendi in casa del vasaio e lì ti farò udire le mie parole. Allora io scesi in casa del vasaio, ed ecco, egli stava lavorando alla ruota, e il vaso che faceva si guastò, come succede all'argilla in mano al vasaio. Ed egli da capo ne fece un altro vaso, come a lui parve bene di farlo. E la parola dell'Eterno mi fu rivolta con queste parole: o casa di Israele, non posso io fare di voi quello che fa questo vasaio, dice l'Eterno? Ecco, ciò che o quell'argilla che è in mano del vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele. Voglio rileggerlo. Ecco, l'argilla che è in mano al vasaio, voi lo siete in mano mia, o casa di Israele. In cui la sua parola, potete stare comodi, potete stare comode. Io cerco di stare più comodo. Alleluia. Inutile fare la preghiera, Signore, fa che quest'estate vada via, perché Dio stabilisce le stagioni. Parole sprecate. Fa caldo. Alleluia. Stamattina il titolo di questo sermone sta scritto con nell'intestazione del capitolo 18 che abbiamo letto. Il vasaio e l'argilla. Il vasaio e la regina. Ovviamente quello che noi leggiamo nel verso 18, non credo che Geremia quel giorno o in quel momento stesse facendo colazione con i cereali. Credo che lui era nella presenza del Signore, e ovviamente solo Geremia, il Signore, sa. Loro due sanno di che cosa stavano parlando, cosa Geremia stava chiedendo. In quel momento particolare Israele non stava attraversando un buon momento politico, ma soprattutto spirituale. Era un periodo in cui molti avevano deciso di abbandonare Dio, avevano deciso di credere a Baal. Se voi andaste a leggere qualche capitolo prima e qualche capitolo dopo del capitolo 18, Dio rimprovera, dice a Geremia di andare dai sacerdoti e rimproverarli, perché loro non solo avevano servito Baal, ma che addirittura avevano offerto dei figlioli. E Dio dice: io non ho mai chiesto questo, anzi, io condanno coloro che sacrificano bambini. Alleluia. E quindi non sappiamo quello, la preghiera o le parole di Geremia. Ma mentre Geremia sta pregando, il Signore gli dice, probabilmente, anzi sicuramente, vicino a casa sua, sotto a casa sua, c'era un vasaio, uno che faceva dei vasi di argilla. Che poi, che io mi ricordo, una volta i muratori, i carpentieri, si portavano l'acqua, la mettevano nei contenitori
nei vasi di terracotta, perché dice, dicevano che l'acqua si manteneva fresca per tutto il giorno. Poi c'è stato il frigorifero con ghiaccio, poi ora ci sono le bottiglie, quelle, quelle particolari che ti fanno pagare un botto di soldi, funziona per una settimana e poi non funzionano più. Il commercio è commercio, non c'è niente da dire. E quindi Dio dice a Geremia: scendi e vai dal vasaio. E quindi immagino Geremia che va, il pastore Vasaio va. Ciao lì, buongiorno, magari va, shalom. Il vasaio magari pensa che Geremia vuole comprare un vaso. Dice: ma oggi magari cominciamo a fare un po' di fatturato, un po' di business. Ma Geremia non era lì per questo. E quindi Geremia vede che questo vasaio ha preso dell'argilla, la mette in questo, come si chiama, la ruota, come si chiama, comunque, sta cosa che capogira, che gira, e cerca di dare la forma a questo vaso. A questo vaso, o questa argilla, si rompe. Ora qualcuno magari può pensare, è probabile che il vasaio si è distratto nel vedere Geremia e quindi ha lavorato male quella terracotta, per cui il vaso si è rotto. Ma questo non mi fa pensare che sia andata così, perché Dio dice: e il vaso che faceva si guastò, così come succede all'argilla, non dice al vasaio, all'argilla che è nelle mani del vasaio. Ed egli da capo mi fece, ne fece un altro, fece un altro vaso, come gli sembrò meglio, come gli parve bene di farlo. E a questo punto, mentre Geremia sta guardando il vasaio con quel secondo pezzo di argilla, Dio gli parla e dice: la parola dell'Eterno mi fu rivolta con queste parole: o casa di Israele, non posso io far di voi ciò che fa questo vasaio? Dio non dice: non posso far di voi quello che faceva prima. Dio ne parlò mentre il vasaio stava facendo questo secondo vaso. È ovvio che il vasaio non cambia. Dio non cambia. Sapete, in questi, da diversi giorni che questa scrittura mi martella il cervello. Alleluia. Sapete, il problema non è il vasaio, perché il vasaio sa che non può distrarsi. Alleluia. La Bibbia dice che l'Eterno non si distrae, anzi, Lui è la nostra avanguardia ed è la nostra retroguardia. Alleluia. Ma il Signore fa riferimento all'argilla. Alleluia. L'argilla, ovviamente, quando il vasaio prende l'argilla, sa che può fidarsi di quell'argilla. Ma è l'argilla che deve dare al vasaio la libertà di dare la forma e la grandezza che il vasaio ha deciso di dare. Alleluia. Alleluia. Se quell'argilla è secca, è ovvio che prima o dopo si seccherà e quindi si spezzerà. Alleluia. Se quell'argilla è ostinata o resiste alla lavorazione del vaso, è ovvio che quell'argilla non sarà buona per poter costruire un vaso. Alleluia. E lasciate che vi dica, il vasaio ha tutta l'intenzione di costruire un buon vaso. Alleluia. Il vasaio ha tutta l'intenzione di costruire un vaso a onore. Alleluia. Alleluia. Il vasaio ha tutta l'intenzione di costruire un vaso affinché si possa mettere dell'acqua o dell'olio. Alleluia. Amen. O del mosto. Amen. O del vino. Alleluia. Il vasaio sa come costruire il vaso. Alleluia. Il vasaio sa
come dare forma a quel vaso. E lasciate che vi dica, così come ogni vaso, sapete, non tutti i vasi sono uguali. Voglio dirvi una cosa, adesso con l'industria, ovviamente una catena di montaggio, ma un vasaio, un artigiano, non costruirà mai due sedie uguali. Il vasaio o il falegname non costruirà mai due tavoli uguali. Il vasaio, nonostante pensa di poter disegnare i vasi, colorare, dare un disegno pressoché uguale, non verranno mai uguali, perché le anime non si possono clonare. Ogni anima, alleluia, ha le proprie caratteristiche. Ogni anima, alleluia, che Dio ci ha dato è qualcosa di unica, sola e originale, alleluia. Ma il Signore, l'Eterno, parlando a Geremia, dice, adesso lui, dice a Geremia qualcosa di molto più forte. Dice, se io volessi potrei prendere tutti quei vasi difettosi e buttarli via, alleluia. Ma io vorrei che ognuno di voi, dice, per quanto riguarda Israele, dipendeste da me, alleluia. Che ognuno mettesse la propria vita e la propria anima nelle mie mani, alleluia. Il problema è quando noi ci ostiniamo a fare secondo il piacere di Dio. Il problema è quando noi ci ostiniamo a dire, Signore, non la mia volontà, ma la tua volontà sia fatta. Il problema nasce quando Dio vuole dare un colore e una forma diversa al vaso che noi vorremmo avere. Sapete perché? Perché Dio conosce chi noi siamo e Dio vuole il meglio per ognuno di noi. Dio vorrebbe essere orgoglioso di ognuno di noi. Alleluia! Dio non vuole che nessuno imiti un altro. Amen. Dio non vuole che nessuno possa copiare lo stile di vita di un altro. Amen. O il modo di pensare di un altro. Dio vuole il risultato finale. Amen. Di ognuno di noi. Amen. Il vasaio non ha nessuna intenzione a costruire un vaso più brutto dell'altro. Amen. Perché il nostro Dio non guarda la qualità delle persone, non stabilisce chi è brutto e chi è bello. Alleluia. 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 Il vasaio vuole che ogni vaso sia utilizzato per qualcosa. Qualcuno potrà contenere 5 litri d'acqua, qualcun altro ne potrà contenere 2,5, ma non è importante quanti litri può contenere il vaso. Quello che è importante è che il vaso non abbia delle crepe. Quello che è importante è che il vaso non abbia delle perdite. Quello che è importante è che l'acqua che c'è nel primo o nel secondo vaso continua ad essere potabile. Alleluia. Quello che è importante è che l'olio si può conservare sia nell'uno che nell'altro vaso. Alleluia. Il problema non è il vasaio, chiesa. Il problema è l'argilla. Ciò che l'argilla vuole essere nelle mani del vasaio. Non so chi di voi sia mai stato a Caltagirone. È una grande cittadina della provincia di Catania. Quando lavoravo, ero giù, quando abitavo giù a Catania, io lavoravo, andavo diverse volte al mese lì. Mi ricordo anche la farmacia, mi appoggiavo presso la farmacia a Cagliari, pensavo un po', gestita da una famiglia eccezionale. Molti soldi, forse ebrei, molti soldi, ma eccezionali. Non mi hanno mai regalato soldi, per carità, però l'accoglienza è importante. Caltagirone è conosciutissima per quanto riguarda la porcellana, i vasi di terracotta disegnati, e costano molto. Perché sapete, quando il vaso viene preparato, non va messo lì per essere asciugato e tutto finisce là, ma quel vaso va messo dentro un forno per essere cotto, per essere compatto.
Spero che mi seguite in questo che sto dicendo. Per essere compatto. E sapete, qualora ci fosse, come dire, in quel vaso qualcosa di anomalo, per il fatto che viene messo dentro il forno, quel vaso è puro, è pronto per essere decorato, è pronto per vederlo nella sua vera forma che prenderà. Alleluia. Sapete, Dio non ci ha dato lo Spirito Santo tanto per. Dio ci ha dato lo Spirito Santo affinché quel vaso abbia compattezza, affinché quel vaso abbia solidità, affinché quel vaso, ripeto, possa contenere acqua, possa contenere olio, qualsiasi sia la pressione del liquido, quel vaso non si spezzerà mai. Alleluia! Quel vaso viene costruito affinché non si debba rompere al minimo urto. Alleluia! Quel vaso si spezzerà solo se verrà buttato a terra con violenza. Ma lasciate che vi dica, il vasaio è geloso del vaso che lui ha costruito e non permetterà che nessuno mai prenderà quel vaso per essere spezzato. Alleluia! Amen! Davide dice: Signore, il mio cuore è rotto come un vaso, solo tu, Signore, lo puoi riparare. Alleluia. Sapete, il vasaio è lì per guardare e controllare che nessun vaso possa perdere quello che è stato messo dentro. Alleluia. La nostra vita è quel vaso. Alleluia. E lo Spirito di Dio è ciò che vive dentro quel vaso. E Dio non solo lui ci benedice, ci protegge, ma è ancora geloso di questo vaso. Alleluia. Alleluia! L'Apostolo Paolo ci incita a non guastare la nostra vita, lo chiama il Tempio di Dio. Questo vaso, alleluia. Ovviamente Dio, parlando a Geremia, ha detto: parla al popolo di Israele e di loro che io sono in grado di essere come quel vasaio che ha preso, alleluia, non la prima, il primo argilla che si è rifiutato di essere lavorato, ma secondo argilla che ha permesso che il vasaio potesse dare la giusta forma. Allora lasciate che vi dica, nessuno di noi sa in realtà chi siamo. Scioccante? Non è scioccante. Il vasaio conosce ogni cosa di quell'argilla. Lui l'ha presa nelle sue mani. Ha tolto quell'argilla che non andava bene affinché quell'argilla potesse essere pura. Il vasaio conosce ogni millimetro di quel vaso. Alleluia. E il vasaio, quando costruisce quel vaso, non lo costruisce per dare un senso alla sua bravura o all'arte, lo costruisce con uno scopo ben preciso. Ci sono vasi che possono contenere l'olio e l'olio ha una pressione minore dell'acqua. Ma non per questo quel vaso vale meno. Amen. Alleluia. Non per questo quel vaso è meno utile di un altro vaso. Poi ci può essere un vaso che ovviamente veniva utilizzato per metterci del vino. Il vino fermenta. E quando il vino fermenta, ci sono dei gas all'interno di quel liquido che esercitano una pressione maggiore dell'acqua. Vero? Tanto è vero, io non bevo vino, ma quelli che lo producono, a quanto pare le botti dove mettono il vino devono essere controllate, riviste,
lavorate ogni anno e poi ogni tot anni devono essere buttati, devono prendere degli altri contenitori, proprio perché la fermentazione di quell'uva, di quel vino, ovviamente crea problemi, alleluia, in un modo o nell'altro. Il vasaio, in questo caso stiamo parlando del nostro Dio, dice l'Eterno, ecco che l'argilla che è nelle mie mani, siete voi. Alleluia. Alleluia. È ovvio che forse Geremia non c'era mai arrivato in questa particolarità, ma credo che Dio gli abbia aperto un mondo. Alleluia. Alleluia, ovviamente il vasaio si dispera quando quell'argilla non va bene, eppure è strano, magari l'ha preso dallo stesso contenitore, dallo stesso impasto. Quando un vaso si rompe perché ha deciso di spezzarsi, il vasaio non è lì a dire sì, peggio per te. Il vasaio non ha questo interesse. Il vasaio ha l'interesse di far bene tutti i vasi e di vendere tutti i vasi. E se un vaso nel corso del tempo dovesse presentare un piccolo difetto, il vasaio non è lì a dire ma chi, ma tanto chi se ne importa, vediamo se ci sarà un cliente fessacchiotto che magari a bocca, no? Come fanno con la frutta, quella marcia la mettono sotto, quella bella la mettono sopra. Il vasaio, il nostro Dio, non ha questo interesse, perché nella sua volontà non ci sono vasi difettosi. Nella sua volontà non ci sono vasi che perdono, ma ci sono vasi che mantengono. Alleluia. Ci sono vasi che resistono. Alleluia. Ci sono vasi che si adoperano. Alleluia. Senza guardare cosa altri vasi stanno contenendo, senza guardare da quanto tempo gli altri vasi esistono. Alleluia. Ogni vaso siamo ognuno di noi. Alleluia. Il mio interesse non è quello di guardare i vasi a fianco a me. Alleluia. Ma il mio interesse è quanto valgo io per il vasaio. Alleluia. Quanto sono utile io per il vasaio. Amen. Cosa posso fare io per il vasaio. Alleluia. Alleluia. Il vasaio è l'argilla. Un giorno qualcuno disse che il vasaio nel costruire un vaso non fa come i muratori quando girano le calce, che magari aggiungono dell'acqua per renderla più liquida, più fluida. Non è questo lo stile di lavoro, del lavoro del vasaio. Il vasaio vuole che l'argilla debba essere compatta e che allo stesso tempo l'argilla non debba avere dell'aria all'interno delle particelle, altrimenti diventerebbe un vaso come l'Emmental, come il formaggio svizzero, coi buchi. A me piace il formaggio, ma il vaso coi buchi no. E quindi cosa fa? Ovviamente qualcuno dice che la butta a terra, potrebbe darsi, magari l'antichità, per dire che li buttavano a terra, ma magari oggi riescono a, come dire, spalmare su una superficie, rendere l'argilla più friabile, più liscia, perché il vasaio vuole che quell'argilla, prima di diventare un vaso, deve essere ammodellata. Alleluia. L'argilla ha bisogno di essere lavorata. Amen. Nessuna argilla può permettersi il lusso di dire io voglio essere questo e voglio contenere quest'altro. Lasciamo che sia il vasaio a decidere. Alleluia. Sapete qual è la cosa più brutta? Quando un bicchiere d'argilla vorrebbe fare ciò che la brocca di argilla fa, e viceversa, perché la brocca d'argilla è stata disegnata e costruita per essere una brocca, un bicchiere, no. Amen.
non può avere la stessa responsabilità. Amen. Ma nessuno può dire che il bicchiere di brocca valga meno del vaso, perché il vasaio li ha fatti. Amen. Alleluia. Amen. Il vasaio li ha fatti. Alleluia. E lasciate che vi dica, se io ho sete, io non mi voglio attaccare al vaso dove altri si sono attaccati. Io vorrei il mio bicchiere di vaso, d'argilla, vero? Amen. Alleluia. Mi ricordo molti anni fa, non so se tutti ricordi, nel 1700, forse, non so, Alessandro, la Santa Maria, mi ricordo facemmo la prima Santa Cena nella chiesa di Catania, era il 1500, cioè c'era poco stato lo sbarco dei mille. E quindi, non so se c'era il fratello Pino, comunque, molti, molti anni fa, io potevo avere forse 16 anni, quindi 40 anni fa. Sapete quanti anni c'è? E quindi, allora io, e io che suonavo, mi sono stato un calcio d'angolo per questo, e io che suonavo con altri, e quindi dopo che il pastore quindi percepiva la Santa Cena, c'era una brocca di vetro che era piena, ovviamente non è che la gente, ma era soltanto, ovviamente la Santa Cena non è per gli ubriaconi, anzi, è un modo per celebrare la Pasqua del Signore. E quindi il pastore, dopo che ringraziò il Signore, lui beve il primo sorso. E sapete, poi lui l'ha dato a quelli che eravamo sulla piattaforma. È ovvio, e quando lui l'ha dato a me, io non ho detto, io per fede bevo dove ha bevuto il pastore. È l'uomo di Dio, lo voglio bene, lo stimo, ma io mi giro il vaso. Ovviamente quello fu il primo e l'ultimo anno che si utilizzò quel vaso, perché se ci fosse stato il Covid 40 anni fa nella chiesa di Catania non ci sarebbe stato nessun problema, o l'Ebola o quant'altro. Ma quello che voglio dire, poi dopo si pensò ovviamente a mettere quel poco di vino che era presente, detto, quello che Gesù ha detto, il sangue, quindi la vita che il Signore ha donato. E quindi ovviamente si è preferito mettere quel poco di bevanda nei bicchierini. Questo è quello che viene fatto oggi dappertutto. Colgo l'occasione per dire, ho saputo che alcuni mettono il succo di frutta. Non è quello che Gesù ha detto di fare. Succo di frutta, la pera, che è più digeribile. Quella della Santa Cena. Alcuni giocano con Dio. Amen. Alcuni prendono quel vaso non per metterci l'acqua, ma per metterci l'olio della frittura. Non è questo lo scopo di Dio, insomma, dal punto di vista spirituale. Dio ha creato quel vaso per mettere il suo spirito, non per mettere un altro spirito. Dio ha creato quel vaso per renderlo grazioso, alleluia, agli occhi di tutti. E nessun vaso potrà mai poter dire io sono migliore, alleluia. Vi ricordate la mamma dei figli di Zebedeo? Allora Gesù disse, Signore, te voglio dire qua. Fra i 12 i miei figli sono i migliori. Io non so se Gesù gli avrà sorriso, è molto probabile, non credo che gli abbia detto, ma che dici? Penso che l'ha fatta parlare. E poi dice, sì, è vero, come dici tu, Zebedeo, moglie di Zebedeo. Non ha detto così Gesù. Gesù ha fatto un discorso dicendo, non sei tu che stabilisci chi deve essere migliore o peggiore, ma è la vita di ciascuno di noi. Alleluia. Nessuno può avere, come dire, può pretendere di considerarsi migliore di un altro. Lascia che ti dica, ognuno di noi siamo stati formati da Dio. Alleluia. E siamo stati formati dalle sue mani. Alleluia. E siamo stati formati secondo lo scopo e il principio che Lui ha di ognuno di noi. E poi chi possa contenere più acqua o meno acqua, ripeto, non è quello che Dio vuole valorizzare. Ciò che Dio vuole valorizzare, che tu possa essere un vaso ad onore. Alleluia. Che tu possa essere un vaso secondo il progetto e quindi il cuore di Dio. Alleluia. Il problema non è il vasaio.
è l'argilla, quello che noi vogliamo essere, è quello che come noi vogliamo essere, è cosa noi vogliamo essere. Alleluia. Sto per concludere. Sapete quello che dicevo durante il servizio, purtroppo per quello che è successo domenica scorsa, Dio ci dà l'opportunità di riempire quelle crepe. Dio ci dà l'opportunità. Ma se poi noi ci sbattiamo da tutte le parti, è ovvio che Dio ci dirà: che intenzione c'hai? Io ti guarisco. Io riempio i vuoti della tua vita. Ma tu che cosa ne vuoi fare? È solo un esempio. Per me la Coca-Cola non è peccato, lo dico chiaro. Evito di berla per problemi di linea, di curva, volevo dire. Ma se Dio ha costruito un vaso per metterci dell'acqua, e dico: beh, signore, ma se io ci metto la Coca-Cola, Dio l'ha costruito per metterci dell'acqua, solo un esempio, ovviamente. Beh, signore, sai, siccome ho cambiato l'olio della macchina e lo voglio riutilizzare per la mia officina, ma che mi dici se io adesso butto l'acqua? Tanto eventualmente posso sempre mettere l'acqua in un altro contenitore e ci metto quest'olio. Dal punto di vista spirituale, Dio non vuole che noi facciamo questo. Dio ha creato la nostra vita, ha dato la nostra vita, o nella nostra vita lui ha messo un'anima, una coscienza, un vaso, affinché possa essere riempita dell'acqua della vita, non degli scarti degli altri. Alleluia. Un vaso ubriacone sbatterà da tutte le parti. Un vaso instabile non sarà mai contento. Ci sono persone che lasciano il lavoro perché il datore di lavoro dice le parolacce. Io ho sentito qualcuno parlando, ho detto a mia moglie, ho detto: ma sapete, un lavoro dove non si dicono le parolacce può essere il becchino, in quel giorno in sala operatoria, forse uno studio medico. Va bene, è vero? Un vaso non dice le parolacce. Un vaso non fuma. Oh, ma fumo la pipa. Non fuma. Sapete quando fumo io? Quando arrosto, quando arrostisco la carne, quindi quel fumo, quello. Quello è un fumo gradevole, quello è il miglior fumo che a me piace. A me, Dio ha creato dei vasi per poter contenere un'acqua pura, che possa ristorare e che possa, come dire, valorizzare quei vasi, e vi assicuro, quei vasi non avranno mai una crepa. Quando Dio vedrà quei vasi, lui sarà contento e orgoglioso di averli formati, perché hanno uno scopo, alleluia, ed è quello di contenere, avere acqua della vita. Vi ricordate la donna samaritana? Alleluia. La chiesa, ho finito, potete stare in piedi, la chiesa non è chiamata, alleluia, ad essere un vaso apparente, alleluia. La chiesa non è chiamata per essere un vaso difettoso. La Chiesa non è chiamata per perdere lo scopo per cui Dio l'ha creata e l'ha formata. Non possiamo far sì che questo vaso possa perdere dell'acqua. Il vasaio all'argilla. Il vasaio non ha creato il vaso per essere messo in cantina, perché se così fosse non serve a nulla. Oh, ma in cantina non mi vede nessuno, appunto. Beh, ma in cantina non si rovinerà mai. Chi lo ha detto? Ci andrà la polvere, entreranno i ragni.
vero? C'è della polvere, la ragnatela, non sarà utile a niente. A chi di voi è successo di dover lavare il contenitore dove si mette l'olio? Sapete quello lì, quello di vetro oppure quello di alluminio? Beh, io vedo mia moglie che ogni volta si impazzisce, lo lava, lo rilava, poi ci mette l'aceto, poi ci mette il limone. Io dico, se ci mette il limone fa un po' di granita, però ci mette il limone, e lo pulisce. Alleluia. Sapete, è probabile che stamattina qualche vaso sia vuoto, ma qualora sia vuoto, portiamo la vostra vita a Dio. Alleluia. Lui lo pulisce e lo riempie. Potrebbe essere probabile che qualcuno pensa: io sto bene. Voglio dirti, non essere troppo sicuro, troppo sicuro. A me il vasaio è presente. È l'argilla sta morendo nel suo mano. Alleluia. Così come noi ci troviamo ai nostri posti, stamattina vorrei invitare ognuno di noi a dire: Signore, alleluia. Forse qualche volta non ho permesso che tu lavorassi la mia vita così come tu volevi, sono stato un po' rigido, sono chiuso come un riccio, perché volevo fare qualcos'altro. Potremmo rischiare, come fece quel vasaio che prese quell'argilla e la buttata, e non voglio che Gesù mi dica fuori. Alleluia. Gesù è il vasaio, noi siamo l'argilla. Alleluia. Gesù è il fabbricatore, noi siamo nelle sue mani. Non la nostra volontà, ma la volontà di Gesù. Non la forma secondo il nostro modo di pensare, ma secondo il modo di pensare di Gesù. Perché i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, Pietro. E perché le sue vie non sono le nostre vie, Pietro. Il Signore ha il potere. Il Signore ha l'autorità. Il Signore è l'onnisciente. Il Signore è Dio. Alleluia! Egli è il vasaio e noi l'argilla delle sue mani. Non secondo la mia forma, ma secondo la forma che tu vorrai a me. Oh Signore, non secondo lo scopo che io vorrei, ma secondo lo scopo, la finalità che tu vuoi per la mia vita. Alleluia! Opera, oh Signore, in mezzo di noi. Ammoderaci, oh Signore. Alleluia! Alleluia! Ammoderaci, oh Signore. Signore Dio, il tuo spirito nella nostra vita, affinché possiamo essere quel vaso ad onore. Alleluia! Noi vogliamo essere il tuo corpo, Signore. Alleluia! Un vaso ad onore. Noi siamo l'argilla nelle tue mani. Noi vogliamo essere l'argilla nelle tue mani. Noi dobbiamo essere l'argilla nelle tue mani. Perché allora saremo un vaso, alleluia, secondo la tua volontà. Alleluia, alleluia. Allungarci, oh Signore, allungarci, oh Signore. Alleluia, la parte più profonda della nostra vita, del nostro cuore. Allungarci, oh Signore Dio, ricompattaci. Alleluia, alleluia, nel nome
Thank you.
vaso che non abbia due vite, un vaso che non abbia una vita in chiesa o una vita nel mondo, un vaso che dice le bugie e la verità, un vaso che ci mette in acqua dolce e acqua salata. Dopo quel vaso si romperà e non sarebbe utile a niente. Io voglio essere argilla nelle mani del vasaio. Questa mattina voglio farvi una confidenza. Io ogni giorno dico al mio vasaio: riempi quelle crepe nella mia vita, perché in un modo o nell'altro tutti i giorni urto con qualcosa. Saranno le arrabbiature, sì, saranno gli errori che magari non so, ogni mattina chiedo al Signore di riempire quel vuoto che c'è nella mia vita ed è quella crepa del passato. E sapete qual è la cosa più bella? Che Dio non si mette come le comare di una volta con le mani fianche a dire: e mo che vuoi? Dio tutte le mattine mi dice: Signore, per il servizio di questa mattina.
Voglio incoraggiare tutti quanti noi a presentarci ogni mattina nel mare di Dio. Non lo fare a mezzogiorno. Almeno che ti svegli a mezzogiorno. E dormi un piccolo pesce. Ma ogni mattina mettiamoci. Sei già sveglio, sveglio prima di fare colazione, perché hai già preparato la colazione. Ogni mattina presentiamo questo vaso. Ogni giorno presentiamo. Alleluia. Grazie al Signore. Prima di concludere questo servizio voglio fare un annuncio. Picciolo. Domenica prossimo, se piace il Signore, io mi voglio, non saremo a Roma, saremo a Catania, se piace il Signore. Regolare servizio, quindi spero che i banchi siano pieni. Alleluia, il vasaio non è il pastore, meno male. Alleluia. Se fosse il pastore sarebbero tutti quanti rotti. Ma il vasaio del Signore è misericordioso. Ovviamente mercoledì, se piace Dio, sarò in chiesa. Mercoledì continueremo il nostro studio merito alla luce che dobbiamo essere, alla luce, e quello è lo scopo per cui Dio ci ha chiamati, la sua meravigliosa luce. Allora, scritto in Pietro, il primo Pietro se lo batterà. Dio ci ha chiamato dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Alleluia. Andiamo a rendere grazie al Signore. Alleluia. Benedetto è il tuo nome, oh Signore. Noi ti rendiamo grazie per il tuo spirito e la parola. Rendiamo grazie a Dio per la tua misericordia e per le tue mani, Signore. Questa mattina vogliamo dirti, parlandoti di con un solo cuore e una sola mente, ammoderaci, Signore. Usaci, Signore. Voglio dare a noi la forma che tu vuoi, ma noi vogliamo essere come piace a te, Signore. Essere usati così come vuoi tu, essere utili per ciò che tu hai deciso, essere proprio quel vaso ad onore, Signore. Ti preghiamo, Dio, di volerci benedire ancora nel resto di questo giorno, nella prossima settimana che inizierà domani, Padre. Sii con noi, sii la tua angelo insieme a noi, attorno a noi, accanto a noi. Signore Dio, ti preghiamo. Voglia rimanere con noi e noi vogliamo concludere questo servizio nel tuo meraviglioso nome, Gesù. Amen. Grazie. Alleluia. Voglio dirvi una cosa, ora che il sermone è finito. Stavo parlando con Dio. Avevo già letto questa scrittura, ma come se fosse svanita. E Dio mi ha parlato proprio di questo episodio. E quando sono andato a trovarlo, ho detto: Dio, quale titolo vuoi che io dovrò dare a questo sermone? E lui mi ha detto: non c'è nessun titolo. Il vasaio è l'argilla. Io sono il vasaio, tu sei l'argilla. E so che Dio ha parlato sicuramente stamattina al nostro cuore. Dio vi benedica.